Tutti e tutte, benvenuti e benvenute alla nostra prima puntata della rassegna Sulle rive di una nuova era, gli ecovillaggi e le reti. Io mi chiamo Francesca Mastracci, sono una socia della Rive, membro del gruppo comunicazione e per me è un piacere introdurre le mie amiche co-presidentesse della nostra associazione, Lara e Giorgia. E passo subito la parola a loro, poi anzi, magari prima vi dico due piccole cose. Appunto, questa rassegna andrà in onda ogni 2 domeniche al mese, sarà caricata sui nostri canali social, diciamo a un orario congruo della domenica. Quindi non vi preoccupate perché non ve la perderete, avrete a disposizione tutta la domenica per guardarla e riguardarla anche lunedì e quando volete. Quindi la trovate su YouTube, su Facebook e sul canale Telegram della Rive. E niente, dopo queste informazioni tecniche, saluto Lara e Giorgia e passo la parola a Lara che ci racconta un po', che cosa fa e come è arrivata in Rive. Ciao a tutti, allora io sono Lara Fontanelli e ho conosciuto Rive nel 2011, quindi 10 anni fa, e ho fondato 11 anni fa l'ex ecovillaggio Habitat, che adesso purtroppo non c'è più, ma è stato il progetto che mi ha fatto conoscere Rive. E sono entrata come semplice curiosa e poi negli anni ho lavorato all'interno della segreteria dal 2016 al 2017 e poi sono entrata nel consiglio direttivo insieme a Giorgia e poi fino ad oggi nella co-presidenza. Sono sempre stata più o meno nell'ambito organizzativo dell'associazione, quindi mi è sempre piaciuto di più il fare, prima facevo parte del gruppo cucina, poi pace, poi sono entrata successivamente nel gruppo Rivecrazia, quindi il gruppo che si occupa un po' della struttura dell'associazione. Beh, devo dire che da quando ho conosciuto Rive sono cambiate tantissime cose, sia nell'associazione sia in me, perché Rive dà tantissime opportunità e per me è stata proprio un ottimo spunto per superare i miei limiti. 10 anni fa non avrei mai pensato di fare un video come questo, ecco. E, appunto, ringrazio Rive e passo la parola a Giorgia. Grazie Lara, grazie Francesca. Intanto buonasera a tutti. Voglio per prima cosa ringraziare Francesca che ci sta accompagnando in questa avventura e ci ha spronate offrire questa possibilità a tanta gente che ci contatta ultimamente con un desiderio sempre più forte di conoscere le nostre realtà, le realtà di Ecovillaggio e la rete italiana degli Ecovillaggi. Con Francesca e Lara abbiamo appunto, come diceva prima Lara, abbiamo fatto 2 anni di consiglio direttivo insieme, quindi siamo comunque legate, siamo amiche, prima ancora che compagne di avventura a livello lavorativo. Io sono entrata nel mondo Rive nel 2014. Ero appena approdata nell'ecovillaggio di Avalon, che è uno dei villaggi del popolo degli Elfi, una realtà sicuramente storica nel territorio italiano, e da subito mi sono affascinata, innamorata. Io venivo dal mondo delle comunità indigene, dove lavoravo nel Sud America, e ho scoperto che esistevano le comunità intenzionali, cioè non si erano trovate insieme queste persone per destino, ma per scelta. E ho pensato, wow, che scelta longeva, veramente illuminata. Ecco, il fatto di poter stare insieme a tante persone e condividere un cammino di condivisione, appunto di collaborazione. E quindi mi sono subito incuriosita della rete degli ecovillaggi, ho iniziato a frequentare i primi raduni. Inizialmente ho collaborato nell'area giovani,
ed è stata veramente un'opportunità meravigliosa poter lavorare con i bambini e i ragazzi nati e cresciuti in queste realtà che devo dire mi hanno subito colpito per la loro apertura, veramente voglia di scoprire, anche coraggio di espressione, erano veramente dei ragazzi avanti, ecco. Ho collaborato 4 anni nell'area giovani, poi pian pianino, avendo preso sempre più ruoli di responsabilità, essendo entrata nel consiglio direttivo dopo un annetto circa, questo è il mio terzo mandato, ho fatto 2 mandati nel consiglio direttivo e il terzo adesso come copresidente. E man mano che appunto prendevo ruoli di responsabilità ho capito anche che mi sono innamorata della facilitazione, che non so se tutti conoscete appunto cosa sia la facilitazione. Non è adesso il tema, però ecco la possibilità di accompagnare processi di gruppo. Quindi inizialmente lo facevo più durante i raduni, durante alcune plenarie, dei momenti di riunione. Poi pian pianino ho visto che mi piaceva farlo anche nel cerchio di casa ad Avalon, dove prendevamo le decisioni. E poi sempre di più mi sono appassionata, ho iniziato a propormi anche durante i consigli direttivi. Ecco, in tutte le occasioni in cui i gruppi si riuniscono e devono prendere delle decisioni insieme. Scusate, c'è un suono, plin plin, lo sentite anche voi? In maniera molto trasparente vi dico che ho il WhatsApp aperto e lo spengo perché sennò continuerete a sentire questo suono. Ecco, quindi. Segni di una copresidentessa sono multipli. Esatto, i social sempre attivi, tutti, computer, telefonino. Cerchiamo di essere presenti e questa è una delle modalità, questi interventi che stiamo programmando. Ecco, quindi quello che volevo passare come messaggio è che la Rive mi ha permesso di scoprire questa passione, come ha fatto con tante altre persone, ha dato la possibilità, essendo di fatto anche la Rive una comunità, la possibilità appunto di valorizzare i talenti delle persone che mettevano a servizio il proprio lavoro. Per supportare a livello proprio di volontariato la crescita di queste realtà di ecovillaggio per cambiare il mondo, perché poi di fatto è quello che vogliamo tutti, trasformare la nostra società in qualcosa di più sostenibile, di più bello, in cui le persone siano felici e realizzate. Ecco, quindi adesso lascerei la parola a Lara che ci racconterà, cosa ci racconta Fra? Di cosa ci parla? Allora, adesso vi faccio, perché adesso che vi siete presentate, vi faccio raccontare che cos'è Rive e che cosa sono gli ecovillaggi per dare una panoramica generale a chi ci guarda. E parto appunto con Lara, come ha detto Giorgia, che ci racconterà un po' che cosa sono gli ecovillaggi, queste entità mitologiche di cui si parla tanto. Mitologiche. Allora, innanzitutto il termine ecovillaggi è nato da Robert Dean Gilman nel 91 e è un termine che rappresenta appunto eco, l'ecologia e il villaggio, quindi la comunità. Noi la definiamo più comunità intenzionali ecosostenibili. Per comunità intendiamo l'aggregazione di persone, quindi persone che non fanno parte della stessa famiglia, ovviamente, ma sono persone che hanno scelto, come diceva prima Giorgia, hanno scelto di vivere insieme e hanno un intento comune, che è un po' la base della comunità intenzionale, proprio perché è la presenza di un progetto. Un progetto che di solito è ecosostenibile, mentre per ecosostenibilità si intende che negli ecovillaggi si cerca di vivere e lavorare in modo sostenibile a 360 gradi, ovvero sia dal punto di vista ecologico, quello economico, quello sociale. Quindi almeno si prova ad arrivare a un'autosufficienza. La costante di questi gruppi intenzionali è proprio la sostenibilità nelle quattro dimensioni, ovvero la sostenibilità ecologica, quella economica, quella culturale e quella sociale. Allora, vediamo un pochino più nel dettaglio cosa significa. La sostenibilità ecologica è cercare di arrivare a un'autosufficienza energetica o idrica o alimentare, cercare di tendere a un'autosufficienza. Ovviamente non tutti gli ecovillaggi riescono ad essere completamente autosufficienti,
o magari solo in alcuni campi e non in tutti. La dimensione sociale invece è proprio il cuore degli ecovillaggi, è la parte relazionale del gruppo. Diciamo che ogni ecovillaggio sceglie la profondità di condivisione relazionale, così come metodi comunicativi, decisionali e organizzativi, e ne abbiamo veramente di tanti esempi. Allora, queste sono un po' le tre aree classiche dello sviluppo sostenibile. Poi Gaia Education ha voluto inserire una quarta dimensione, che è quella di mettere al centro l'essere umano, quindi la parte culturale. Ecco, Gaia Education fa questa famosa frase: pensa globalmente, agisci localmente, no? Quindi intende guardare l'ampio per agire nel piccolo, quindi avere una, appunto, visione a 360 gradi. Ecco, diciamo questi sono un pochino gli aspetti di un ecovillaggio. In Rive invece abbiamo deciso di suddividere un po' gli ecovillaggi, che per chiamiamole categorie, anche se sinceramente non mi piace per niente chiamarle così, ma le chiamerei un po' di più fasi. Abbiamo i progetti di ecovillaggio, che sono infatti, secondo me, la fase embrionale, quando c'è il gruppo ma non il luogo. Poi abbiamo l'ecovillaggio in costruzione, che è quando c'è già il gruppo di persone e anche il luogo. È un po' la fase intermedia, quando c'è l'ecovillaggio appunto in costruzione. Quindi per noi è quando viviamo insieme da meno di 2 anni. E è un piccolo gruppo di persone. Mentre per l'ecovillaggio vero e proprio, chiamiamolo così, ma è quando ci sono almeno 5 persone, appunto, se non facenti parte dello stesso nucleo familiare, che vivono insieme da almeno 2 anni. E quindi c'è sia il luogo che il gruppo. E quello per noi lo definiamo l'ecovillaggio. Queste sono un pochino le definizioni che, come rivediamo, ma ci servono soprattutto a livello interno per la struttura e anche per dare un po' un'idea più chiara alle persone che si avvicinano agli ecovillaggi, per capire un pochino dove stanno andando, che tipo di realtà troveranno. Anche se sappiamo che queste categorie, non possiamo tenerle strette, perché ogni ecovillaggio è continuamente in cambiamento. Quindi abbiamo ecovillaggi che magari un anno ci sono 20 persone, l'anno dopo sono rimasti in 5, oppure dopo 2 anni sono in 30, e quindi è un continuo cambiamento. E infatti, volevo un po' raccontarvi quanti sono gli ecovillaggi iscritti a Rive. Ad oggi abbiamo una ventina di ecovillaggi, una quindicina di ecovillaggi in costruzione e 5 progetti. Nell'associazione non ci sono soltanto ecovillaggi, ecovillaggi in costruzione o progetti, ma abbiamo anche dei co-housing, delle comunità diffuse, dei co-living o le federazioni di comunità, e soprattutto tanti soci sostenitori. Poi magari Giorgia vi racconterà un pochino meglio la storia di come si è evoluta la Rive in questo senso. Una cosa a cui molte persone sono interessate è come conoscere gli ecovillaggi, cioè come entrare, come visitarli, sapere come contattarli. Sì, allora, beh, innanzitutto io consiglierei di avere un pochino chiaro che cosa uno sta andando a cercare. Quindi se sto andando a cercare una comunità spirituale, se una improntata sul lavoro agricolo, un attimino avere un'idea. E su internet potete anche farvi un'idea di quali sono le varie realtà che ci sono e andare a cercare quelle che appunto più vi interessano. Il sito della Rive è stato da poco rinnovato ed è una veste grafica meravigliosa. Vi consiglio soprattutto di iscrivervi inizialmente e capire con che modalità potete andare
visitarli perché ogni realtà ha una modalità sua. Però ecco, più o meno quasi tutti gli agrovillaggi fanno lo scambio lavoro, quindi potete andare come volontari e vivere un po' la comunità, perché il modo migliore è non leggere su internet io mi sono trovato bene, a me è piaciuto, a me non è piaciuto questo. Non, le persone non si dovrebbero far influenzare. Esatto, non vi fate influenzare da quello che leggete delle esperienze di altre persone perché ognuno vive la sua esperienza e magari quello che a un altro non è piaciuto, magari per voi è il punto di forza di un ecovillaggio. Quindi non abbiate pregiudizi, andate a conoscerli perché insomma, i tre ambiti fondamentali della vita comunitaria sono vivere insieme, lavorare e celebrare. Quindi le dovete provare sulla vostra pelle. E appunto fare volontari, anche se per un breve periodo, ovviamente non vi renderete conto di come funziona in tutto e per tutto un ecovillaggio, però vi dà un'idea e vi fa capire se è quello che fa per voi, perché poi molte persone si avvicinano agli ecovillaggi avendo un'idea di che cosa possa essere e che è la loro strada, però magari non lo è. Quindi va testato. Poi per vedere un po' più a fondo le luci, le ombre, ci vuole un po' più di tempo e non bastano degli anni a volte. Grazie Lara. Adesso passiamo a Giorgia e Giorgia ti chiedo un po' di raccontarci più in generale che cos'è Rive. Bene, grazie. Allora, la Rive nasce nel lontano 1996 da un gruppo di amici. No, vabbè, nasce come una piccolissima associazione in cui erano veramente in pochi, perché di fatto erano poche le realtà in quegli anni lì. Più che altro essere in realtà formalizzate, magari esistevano negli anni 60-70, si sono comunque, sono nate le prime comuni, è stato il periodo un po' più rivoluzionario. Poi pian piano queste realtà sono diventate più consolidate e hanno deciso di mettersi insieme per poter soprattutto fare scambio di esperienza, cioè confrontarsi, capire quali erano le difficoltà che potevano incontrare lungo il loro percorso, come rafforzarsi a vicenda e collaborare e creare sinergie un po' tra questa sperimentazione sociale, perché di fatto erano e lo sono ancora oggi delle sperimentazioni, dei laboratori sociali. E pian pianino la rete si è sempre più ingrandita, ha iniziato delle collaborazioni importanti anche fuori dalla Rive stessa e fino a raggiungere dimensioni che oggi ci hanno portato anche a dover un pochino rivederci a livello di assetto organizzativo, perché di fatto prima si poteva scegliere tutto in un unico cerchio col metodo del consenso, che tra l'altro è uno dei metodi più utilizzati anche nelle comunità, negli ecovillaggi, cioè una unanimità a livello decisionale e quindi dei processi molto complicati e complicati no, complessi, ma belli e importanti da vivere per arrivare a decisioni comuni. Adesso non è più così perché di fatto negli anni è cresciuto sempre di più l'interesse verso gli ecovillaggi e quindi abbiamo attratto, come diceva Lara prima, tanti soci sostenitori, persone che ancora non hanno fatto questo grande salto, ma sono affascinati dalle esperienze comunitarie, hanno magari il sogno di crearne una o di partecipare in un progetto, sostengono la causa e la diffondono anche nel mondo, addirittura organizzando piccoli eventi, quando prima si potevano ancora organizzare gli eventi, adesso magari online. Quindi essendo cresciuti di numero le realtà comunitarie, il numero dei soci che ci sostenevano, sono nate queste varie categorie, quindi sono rientrati dentro la rete anche solo i progetti, mentre prima magari c'erano le comunità fatte e formate. Allora negli anni ci siamo un po' trasformati. Di fatto, in realtà siamo consapevoli del fatto che ci sono tantissime, sempre come diceva Lara, prima accennava, ci sono tante realtà che stanno proliferando in tutto il territorio nazionale, che magari non sono ancora tutte all'interno della rete, non è detto che lo saranno mai, però quello che un po' ci siamo chiesti è:
ci espandiamo, cerchiamo di arrivare al maggior numero di persone possibili o ci rafforziamo. E abbiamo scelto questa seconda strada. Quindi durante questi ultimi anni abbiamo tanto lavorato all'interno della rete su una delle due nostre grandi missioni, perché nel manifesto della Rive, che sicuramente vi andrete a leggere sul nostro fantastico sito web nuovo di Zecca, ci sono questi due grandi focus. Uno è il rafforzamento della rete, quindi il favorire la crescita armonica delle realtà di ecovillaggio. Dall'altra parte vogliamo diffondere questo messaggio nel mondo e arrivare sempre di più anche nelle città, nelle scuole, ai giovani, per farci conoscere, per far conoscere che in realtà esiste un'alternativa a questo sistema che pare stia collassando oggi più che mai. E quindi abbiamo deciso in realtà che più di dedicarci alla diffusione e quindi a raccogliere anche nuove iniziative che stavano nascendo, a lavorare su di noi, al nostro interno, utilizzando la Rive come una vera e propria comunità che potesse servire anche a noi individui come terreno per crescere. Per metterci alla prova, rafforzarci sia a livello di intento, cioè perché siamo qui, perché abbiamo scelto di supportare questa causa, sia a livello professionale, ognuno di noi si è potuto formare in tanti ambiti. Quindi abbiamo lavorato tanto sulle relazioni e sulla parte anche interna organizzativa, però non abbiamo lasciato da parte le collaborazioni esterne, perché di fatto in questi anni abbiamo tanto lavorato all'interno di partnership, partenariati strategici internazionali, perché noi come Rive siamo anche membri della rete internazionale e globale degli ecovillaggi, che si chiama GEN, Global Eco Village Network, che in questi ultimi anni ha fatto da promotrice di vari progetti finanziati dal programma Erasmus Plus, che lavora tanto sull'educazione formale e informale, ma soprattutto sulla mobilità dei giovani nell'Europa, nel mondo, proprio per permettere ai ragazzi di allargare le proprie vedute, fare esperienza in giro in realtà appunto di ecovillaggi e poter poi portare questa ricchezza nei propri paesi. E anche la Rive ha partecipato, tantissimi giovani hanno viaggiato, si sono formati in facilitazione, appunto, facilitazione grafica, sociocrazia. Ecco, e da questo mi collego, la sociocrazia è stata, diciamo, un'ispirazione per noi, perché quando abbiamo visto che la rete appunto aveva raggiunto delle dimensioni tali da non potersi più reggere con un organo soltanto, il consiglio direttivo, che poi anche il nome, consiglio direttivo, ce lo siamo fatto, diciamo, l'abbiamo indossato come un abito prefabbricato, ma in realtà non è che ci si addica tanto, perché a noi piace l'orizzontalità, ci piace che non ci siano delle direttive, ma che ci siano degli accordi condivisi. Quindi abbiamo detto, perché non prendiamo questo modello, che è un modello che è arrivato dall'America, ma che si è diffuso ormai in tutta Europa, in vari ecovillaggi grandi, di grandi dimensioni, ed è una metodologia di autogoverno e di democrazia partecipata, ancora più orizzontale della democrazia classica, e che soprattutto contempla la possibilità di più cerchi. Quindi, essendo nati all'interno della Rive anche tanti progetti e quindi vari gruppi di lavoro, c'era bisogno che questi gruppi fossero coordinati e questo coordinamento non poteva essere più fatto appunto dal consiglio direttivo, che si è trasformato nel consiglio visione, che già la parola ci piace molto di più, perché di fatto il suo ruolo è quello proprio di mantenere viva la visione della rete, di continuare anzi a sognare in grande e di occuparsi un po' più della parte politico-strategica, mentre la parte di coordinamento dei gruppi di lavoro è stata affidata a questo nuovo cerchio. Il cerchio di coordinamento del quale si prenderà un pochino più cura l'ARA. E infatti anche noi co-presidenti ci siamo divise gli ambiti. Io ho assunto quello del consiglio visione, quindi è la parte un pochino più strategica, e invece l'ARA quella più di coordinamento, perché è sempre stata molto attiva e veramente brava anche nel coordinare, nell'avere la visione d'insieme di tutto quello che si muove nell'associazione. È una sua grande prerogativa che voglio riconoscerle. E quindi adesso siamo un po' in fase di implementazione ancora. Non è nulla di già implementato, però pian pianino andiamo in quella direzione. Ma di questo ne parleremo più in là, vero Fra? In qualche altra puntata andremo ad Tanto approfondire. fino alla fine dell'anno vi martellerò.
Che piano strategico, abbiamo un sacco di sogni che vogliamo realizzare, di obiettivi strategici per far sì che approfittare di questo momento storico in cui veramente sentiamo tanto, tanto, tanto fermento. Quindi dicevo appunto, essendo che c'è tanto fermento, noi davvero quello che vogliamo fare ad oggi è dare più energia, e mettere il focus sui progetti, quindi sulle realtà che vogliono diventare degli ecovillaggi, che sono magari dei gruppi di amici che si sono incontrati 2 o 3 volte e hanno detto dai, facciamolo anche noi, cambiamo la nostra quotidianità, troviamo una maniera per realizzare le nostre missioni individuali e collettive. E quindi in realtà gli strumenti ci sono, perché all'interno della Rive abbiamo il supporto amministrativo, legale, amministrativo per i nuovi progetti. Abbiamo un progetto nato in seno al progetto Erasmus+, al programma Erasmus+, che si chiama CLIPS, che è un'incubatrice di comunità e iniziative sostenibili, che quindi proprio accompagna tutti i primi passi di un gruppo che vuole creare un progetto comunitario. Poi abbiamo anche le esperienze degli ecovillaggi, per esempio Tempo di Vivere ha messo a disposizione questo corso proprio di formazione di comunità. In generale, tutte le comunità sono sempre super disponibili a mettere insieme le proprie esperienze e condividerle. E infatti la Rive di base è quello, è una grande comunità dove tutti possono scambiare competenze, esperienze. E lo facciamo infatti durante 5 raduni che si svolgono durante l'anno. Abbiamo uno per ogni stagione. Quello estivo è aperto a tutti, non solo ai soci, mentre gli altri sono per i soli soci, ed è proprio un'occasione per conoscere le realtà comunitarie e per assaggiare un po' di formazioni, seminari, perché ogni comunità mette a disposizione i propri saperi in base alle proprie specialità. E poi abbiamo questo bellissimo campo nuovi progetti che purtroppo negli ultimi anni non è stato più svolto. Proprio perché, come vi dicevo prima, ci siamo un pochino di più rivolti al nostro interno e quindi abbiamo lasciato un po' da parte, ma lo riprenderemo presto, anzi vogliamo proprio mettere lì l'energia in questi prossimi anni, perché sentiamo che è lì che c'è bisogno di crescere, di portare, appunto, di farci messaggeri per chi è curioso e accalappiare quante più persone verso questo fantastico mondo per mostrare che un'alternativa esiste ed è possibile. L'ultima cosa, perché ho parlato un sacco, mi sembra che parlo da un'ora, è i servizi che offre la Rive. La Rive offre svariati servizi, sicuramente, come dicevo, una vetrina di tutto quello che esiste nel mondo degli ecovillaggi. La possibilità di incontrarsi, di mettersi alla prova, è un terreno fertile per crescere a livello personale e a livello professionale. Abbiamo la possibilità di patrocinare con il patrocinio Rive tutti gli eventi che i vari soci, le iniziative dei vari soci, addirittura offrendo una copertura assicurativa durante gli eventi. Abbiamo una bellissima mailing list dove si può fare lo scambio di informazioni, una newsletter in collaborazione curata da Terra Nuova, che tra l'altro la Francesca ha curato per tanto tempo, le Francesche in generale, ci sono le Francesche. Adesso se ne occupa Diana. Diana, che è anche la nostra grandissima collaboratrice nella comunicazione. Poi abbiamo il sito web che, come ha detto Francesca, è adesso veramente molto più attraente e ci sono un sacco di informazioni. Lì le comunità si possono presentare, fare una descrizione. Quindi, per i curiosi, abbiamo addirittura la mappa che collega Google Maps. Questa è la svolta, ragazzi. Cioè, apri Google Maps, c'hai tutti i posticini. È bellissimo. E quindi potete vedere non solo le comunità che più vi interessano, ma anche quelle territorialmente più vicine a voi per poter andare a curiosare. Mi sto dimenticando qualcosa, Ala? Aggiungi? Sì, ma mi raccomando, non andate a curiosare senza avvertire, Mai. perché vogliamo ricordare che state sempre andando in casa di persone. Non sono luoghi pubblici aperti costantemente, ma sono la casa delle persone. Quindi andate con rispetto e avvertendo prima, come fareste quando andate da degli amici, chiamate, chiedete: oh, ci sei questo giorno, posso venire? Ecco.
Mi raccomando, contattatevi prima. Assolutamente importantissimo, anche perché così ci si organizza meglio, si capisce anche di quale competenze si ha bisogno. In alcuni momenti magari abbiamo anche momenti di crisi all'interno delle comunità, non è detto che, la comunità sia sempre pronta ad accogliere, perché è come se fosse una famiglia. In tutte le famiglie ci sono momenti di apertura e momenti in cui ci si vuole un attimo rintanare per raccogliere le energie. Prima hai parlato brevemente del gen e invece ti volevo chiedere, appunto, visto che la rassegna parla anche delle reti, poi magari ne parleremo in maniera più approfondita, però quali sono le realtà con cui Rive fa rete? Sì, mi sembra un'ottima domanda, importante anche perché appunto nelle prossime puntate poi ci sarà sempre qualche puntata dedicata a una delle reti con cui collaboriamo. Diciamo che principalmente il nostro grande progetto degli ultimi anni è la rete di reti. Mi fa sorridere, no? Tutti questi livelli, perché siamo le comunità stanno insieme nella Rive sta nella rete di reti del Global Eco Village Net. Siamo veramente penso sia la cosa che più ci contraddistingue, la capacità di stare in una visione sistemica e di collaborare e creare sinergie. Quindi abbiamo avuto proprio il desiderio di mettere insieme le realtà che ambiscono alla sostenibilità, che si prendono cura dell'ambiente, che cercano di trovare soluzioni pratiche alla crisi sistemica che viviamo oggi. E ci siamo appunto messi insieme in un percorso non semplice, perché ognuna di queste reti, come abbiamo parlato della Rive, no, sono realtà che vanno avanti da tanti anni e che hanno già, sono dei micromondi già complessi di per sé. Quindi metterli insieme, creare una convergenza di fatto delle loro missioni, di ciascuna rete, una visione comune. Per tanti anni siamo stati indecisi se eravamo un movimento o un coordinamento. Ancora là siamo un po' ci sentiamo comunque sicuramente molto più che un coordinamento, cioè il desiderio è di fare delle cose concrete insieme. Bene, quindi in questo grandissimo progetto di grande rete a livello nazionale abbiamo tutte le realtà che collaborano per la sostenibilità e per creare un mondo migliore. Tra queste abbiamo Permacultura, la rete del co-housing italiana, il Movimento per la Decrescita Felice e l'Associazione della Decrescita Felice, la rete italiana dell'economia solidale, Bilanci di Giustizia, la Rive, gli ecovillaggi e il Woofing, la rete del Woofing. Poi in più abbiamo due media partner che ci supportano per la comunicazione e la diffusione, che sono Terra Nuova e Italia che Cambia. Quindi siamo in una botte di ferro, abbiamo veramente un sacco di alleati e devo dire che questo è il momento più forte in cui si sta cercando A di creare una comunità anche lì, perché non è facile lavorare insieme se non c'è fiducia e un gruppo solido. Quindi parallelamente si sta lavorando tanto sulle relazioni, così come abbiamo fatto all'interno della Rive, e la Rive in quello ha portato un grande contributo nell'ottica della facilitazione della mediazione. Perché appunto ogni rete ha portato un pochino qual era la sua specialità, il suo fiore all'occhiello. E la rete degli ecovillaggi ha voluto proprio, ha spinto, abbiamo spinto tanto sull'importanza della facilitazione dei processi di gruppo e della cura, e della cu la cura dello stare insieme e creare proprio un'identità forte che potesse sostenere poi il carico di lavoro che è far convergere tutte le azioni poi sul campo e sui territori di queste realtà, proprio con l'obiettivo di creare a livello locale e territoriale una forza, cioè tutte abbiamo lavorato a livello sistemico, a livello italiano, però nei territori adesso c'è bisogno che tutte queste realtà collaborino creando una rete attiva e di cittadinanza attiva. Poi, parlando di cittadinanza attiva, mi viene subito in mente l'altra grande collaborazione e partnership che abbiamo a livello internazionale, che è Ecolise. Ecolise è un network di realtà e iniziative sempre appunto collettive che anche appunto proteggano, portino la voce dei giovani e delle nuove generazioni, soprattutto riguardo il cambiamento climatico. E quindi in qualche modo la Ecolise fa lobbying politica.
E siamo stati molto felici di essere parte di questo progetto perché ci rendiamo conto che non basta lavorare a livello territoriale sui nostri piccoli grandi progetti, ma che insieme possiamo portare la nostra voce a livello istituzionale e oggi più che mai c'è bisogno di questo, di fare sentire la nostra voce, la voce dei giovani, delle nuove generazioni che dicono basta, è diventato insostenibile. Il processo di sviluppo a cui abbiamo assistito fino ad oggi non funziona più, è un paradigma vecchio, dobbiamo lavorare su nuove rive e creare questa nuova era che ci aspetta, che sarà sicuramente molto più florida. Grazie. Grazie Giorgia e grazie Lara. Prima di chiudere il nostro video, volevo ricordare a tutte le persone che ci seguono che sulle rive di una nuova era, questa era la prima puntata appunto con Giorgia Lattuca e Lara Fontanelli, che sono le co-presidentesse della Rive, continuerà. Abbiamo già due puntate ben strutturate, già previste, che saranno domenica 4 aprile, sempre con Lara e Alfredo Camozzi della Comune di Bagnaia, che parleranno di ecovillaggi. Il titolo dell'incontro si intitola Gli ecovillaggi, una risposta concreta all'attuale crisi sociale, economica e ambientale. Ce la poniamo come domanda. E l'altro incontro invece, molto atteso immagino da molti che vorranno scoprire tantissime curiosità, è domenica 18 aprile con Giorgia, Mario Cecchi e Riccardo Clemente di Avalon che parleranno appunto di Avalon, il segreto della longevità tra luce ed ombre. Avalon, come sapete, è uno dei villaggi del popolo degli Elfi. Niente, vi saluto. Grazie ragazze, saluto Grazie tutte. Franci. E volevo solo ricordare che potete farci do le domande, potete scrivere tutte le domande che volete, noi a quello che possiamo vi risponderemo sui social e poi però se ci saranno argomenti da approfondire lo faremo nelle prossime puntate. Quindi ci scrivono come commento nel video, immagino. Se commentate questi video cercheremo di cogliere i vostri spunti dove sarà possibile o anche dare risposte. E niente, questo. Poi sicuramente magari se avete un po' di pazienza e la risposta non arriva subito o il commento non arriva subito, vedrete che un prossimo video sicuramente affronterà le vostre curiosità. C'è solo un po' da attendere perché gli argomenti tra gli ecovillaggi ce ne sono di ricchi e infiniti. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Ciao Arrivederci, ciao a ciao. tutti, grazie. Grazie.